credete nel Vangelo. Stiamo vivendo tempi difficili dell'umanità. Avvicinatevi alla parola del Signore, cari di Barcellona. Allontanatevi dal peccato, perché verrà un giudizio su questa terra. Noi stiamo vedendo già i segni della fine. In questi mesi abbiamo visto, alleluia, i segni della fine, cose che non erano mai successe nel mondo, tramite anche il virus, sono segni della fine. Avvicinatevi a Cristo, avvicinatevi al Vangelo. Ecco perché il Signore ti manda dica sì. È la via, la verità. Gloria a Gesù, alleluia. Gesù Cristo, alleluia, e noi dobbiamo avere fede nel Signore, non negli idoli, le statue, gli uomini, ci sono tanti che pregano le statue degli uomini, dei santi, c'hanno un santo, una statua, una cosiddetta Madonnina, ma non conoscono il Signore. Tu devi conoscere il, alleluia, Signore, perché è Gesù la via, la verità e la vita, alleluia. Cercatelo, avvicinatevi a Lui, cari di Messina, cari di Barcellona, cari della Sicilia, abbandonate il vizio, il peccato, alleluia, abbandonate i cattivi pensieri. E Gesù Cristo ti accoglierà, ti perdonerà. Amen. Perché solo Gesù è colui che perdona i nostri peccati. Non è un prete che ti può perdonare, guaglio. Non è un prete, non andare dai preti. I preti non ti possono perdonare. Anzi, i preti ti portano nella via sbagliata. Ma è solo Gesù che può salvare. Amen. Alleluia. I preti vi insegnano menzogne. I preti vi insegnano a pregare le statue, a pregare le madonne di legno, di metallo. I preti vi insegnano a pregare i santi di legno. Sono eresie. L'unico che dobbiamo pregare, alleluia, è Gesù. Guardate gli idoli qui. Ora li smaschereremo tutti. Solo Gesù è la salvezza, solo Gesù è la via, la vita, solo Gesù Cristo.